Martedì 24 settembre la consigliera metropolitana delegata all'ambiente, ai parchi e alle aree protette Barbara Azzarà e i sindaci di Borgo Franco di Ivrea, Cascinete, Chiaverano, Ivrea e Montalto d'Oro hanno formalizzato la costituzione di un gruppo di lavoro per l'istituzione del Parco Naturale dei Cinque Laghi di Ivrea, che comprenderà gli specchi d'acqua San Michele, Sirio, di Campagna, Pistono e Nero. È un'iniziativa importante per il rilancio del territorio e delle sue bellezze naturali, che potrà avere ricadute positive in termini turistici e di attività economiche. Il progetto ha ricevuto il consenso della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino, che sarà l'ente gestore del parco, come già avviene per le altre aree protette del territorio. I sindaci dei cinque comuni hanno condiviso l'esigenza di elaborare un progetto fondamentale per la valorizzazione di una porzione importante dell'anfiteatro morenico di Ivrea. L'accordo che sigliamo oggi è una grandissima opportunità. Ivrea, patrimonio mondiale dell'UNESCO, si trova al centro di una zona di grande turismo, di turismo outdoor che va sviluppato, e quindi quale migliore opportunità come questo accordo che viene siglato oggi? Opportunità per il turismo, opportunità di salvaguardia per l'ambiente, elementi al quale l'amministrazione ha sempre, nei quali l'amministrazione ha sempre creduto molto, quindi siamo veramente contenti di poter partecipare a questo accordo che darà sviluppo al nostro territorio. Oggi siamo qui con i sindaci della zona di Ivrea per una firma importante, quella sul Parco dei Cinque Laghi. Perché è importante questa firma? In quanto è un momento che sancisce l'inizio di una collaborazione, un lavoro per il territorio. Definire appunto la zona dei Cinque Laghi come un parco serve in particolare per rispondere a un'esigenza del territorio e di sviluppo, perché immaginiamo la possibilità di sviluppare concretamente quell'area anche da un punto di vista appunto dell'economia green. Questo è un po' l'obiettivo del tavolo che si va a costituire oggi.